Ragazzi, Antec ha tirato fuori un nuovo case fighissimo, del quale sono già un grande fan. Bello, performante, con un prezzo alto ma non esagerato. E ne parliamo, lo andiamo ad inquadrare in questo mercato che ultimamente ha visto arrivare parecchi modelli interessanti. E se ne stavate cercando uno di fascia alta per la vostra nuova build, direi mettetevi comodi. Allora, il nuovo fanciullo si chiama Antec Performance One FT e appunto si tratta di un case di fascia alta ma non enthusiast. Ecco, Antec in questi ultimi anni si è concentrata molto su modelli dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, diciamo che ha aggredito il mercato mainstream con case davvero validi intorno ai 100 euro o anche meno, tant'è vero che spesso li ho utilizzati per le mie build o comunque ve ne ho parlato perché secondo me ne valeva la pena. Al tempo stesso ha rilasciato invece altri case un po' particolari per veri appassionati, come l'Antec Cannon, con il quale ho realizzato lo scorso anno un custom loop, però ecco, su 200 euro, perché a questo il prezzo del neo arrivato, non si era ancora espressa, non aveva ancora proposto nulla, quantomeno in riferimento a case ATX standard. Ed eccolo qui invece il nuovo case che va in competizione con i vari Lenq Ultra di Li A Li, il G500A di Fantex o il Torrent di Fractal Design, giusto per citarne qualcuno. Allora, parto come sempre dalle dimensioni, Antec lo definisce un full tower e francamente ragazzi non sto più tanto dietro ormai al criterio con cui i vari produttori classificano i propri case sotto questo aspetto. Per dirvi, secondo Asus, l'Helios, che è più grosso di questo, è un mid tower, così come secondo Li A Li, il Lenq Ultra, altro case con dimensioni leggermente superiori rispetto a questo Performance One, è un mid tower. No, ve la volevo dire questa cosa perché l'ho notata da un po' e mi fa smattire. Comunque non ce ne frega una mazza, quello che conta è che sì, è un po' più grosso ovviamente di un mid tower standard. Per esempio rispetto alla P20C, il case sempre di Antec che vi ho portato nell'ultimo video, è un po' più lungo, è un po' più alto e 1 cm, se non ricordo male, più largo. Sono delle dimensioni che ad ogni modo rappresentano, secondo me, un ottimo compromesso perché non abbiamo a che fare con un case gigante o troppo pesante, insomma, difficile anche da spostare, ma al tempo stesso ci sta hardware di livello, ci si possono creare delle signore e signorissime configurazioni a partire da schede madri volendo anche EATX, quindi supporta pure board extended ATX. Come intuibile dal nome, è un case che punta alle prestazioni e quindi non stupisce di certo il fatto che il frontale sia in mesh, frontale che richiama parecchio quello del Torrent. L'associazione è abbastanza immediata con questi elementi verticali argentati che danno un look parecchio aggressivo e anche elegante al case, e sono in plastica mentre la maglia è in acciaio e i fori sono da 1,2 mm, infatti funge lei stessa anche da filtro antipolvere. Dietro a questo pannello, che si rimuove con estrema facilità, essendo magnetico, ci sono semplicemente le ventole da 140 mm, che sono delle Antec Storm T3 140, ventole un po' particolari perché sono leggermente più spesse rispetto allo standard, infatti non sono da 25 mm come la maggior parte delle ventole in circolazione, ma da 30. Sono PWM e sono praticamente le stesse che possiamo acquistare anche separatamente, e naturalmente incidono sul costo poi del case, anche perché a sto giro abbiamo pure quella posteriore che non è da 140 ma bensì da 120 mm. La predisposizione per i sistemi di raffreddamento è notevole: davanti possiamo installare radiatori fino a 360 e 420 mm, mentre in top fino a 360 e 280. A dire il vero, sempre nella parte superiore ci stanno anche tre ventole da 140 mm, ma non con il radiatore, lì ci fermiamo come detto al 280, e ci sono tra l'altro 6 cm abbondanti di spazio tra il telaio e la scheda madre. Bracket superiore che può essere facilmente smontato, ci sono semplicemente due viti che lo fissano al resto del telaio, e questa è una possibilità molto utile quando abbiamo bisogno di lavorare con la massima libertà in fase di assemblaggio. Il coprialimentatore è forato e su questo possiamo piazzarci sopra fino a tre ventole da 120 mm per creare
un'immissione di aria dal basso, solo che mancano le viti per poterlo fare. Per installare queste eventuali ventole servono delle viti lunghe, che però non sono presenti in bundle. Sia il pannello destro che quello sinistro sono in vetro temperato con spessore di 4 mm e per rimuoverli basta svitare una thumb screw e poi tirarli verso di sé. C'è un pomellino infatti che dà luogo ad un fissaggio ad incastro. E dietro a quello destro vediamo delle coperture molto stile Fantex che vanno a nascondere tutti i vari cavi. Devo dire che questa zona è studiata benissimo, cover a parte, lo spazio a disposizione per una corretta gestione dei cavi è abbondante, con 3 cm di profondità, ed il posizionamento delle fascette direi che è ottimale, quindi non è per nulla difficile fare un buon lavoro. Non è un case che ci dà chissà quali possibilità a livello di storage, ce ne sono di indubbiamente migliori sotto questo aspetto. Comunque due drive da 3,5 pollici ce li potete sempre montare sfruttando la gabbietta sotto al copri alimentatore. Slot che potreste sfruttare al tempo stesso anche per i 2,5 pollici. E sempre a proposito di questi ultimi, ci sono poi i classici 3 supporti dedicati dietro al piatto mainboard. Nulla di che, ripeto, se avete esigenze particolari in merito ci sono case più adatti, tipo il mio Fractal Design Meshify 2 o anche il G500A. Quando inizi a comprare a parte i drive cage puoi arrivare a montare fino a 10 hard disk, se non ricordo male, quindi sono parecchi. Come connessioni abbiamo due porte USB 3.0 e la Type-C da 10 gigabit per secondo, e vicino a questa è presente un mini display che permette di visualizzare la temperatura della CPU o della GPU. Possiamo passare dall'una all'altra tramite un pulsante dedicato. Personalmente la ritengo una chicca interessante, ma nulla di trascendentale, anche perché davvero il tutto si limita a questo, non è che può essere personalizzato. Vi mostra o la temperatura del processore o quella della scheda video, e va anche detto che il posizionamento non è proprio comodissimo, perché a meno che voi non piazziate un case così bello, un PC così bello sotto alla scrivania, e voi è vero che non volete fare queste cose, sì, perché è il modo migliore per non volere bene i vostri componenti, perché la polvere in quel caso li ammazza davvero, a parte che sareste dei criminali a comprare una cosa così bella e piazzarla sotto, ma poi davvero dovreste stare a pulirlo ogni giorno, quindi ce l'avete sopra, dai, sopra la vostra postazione, e fare questo per andare a vedere la temperatura del processore, faccio per dire, non è proprio una roba immediata, così come guardare invece il display, basta fare così, di un all-in-one. Quindi è un plus carino, ma non gli do francamente un grande peso, e per funzionare poi dovete aver installato nel PC il software Antec iUnity, che vi dà un po' di informazioni relative al vostro sistema, utilizzo di CPU e GPU, RAM, temperature e così via. La scatola di cartone con gli accessori fa molto Fantex e Lian Li, il manuale è curato, è fatto bene, custodia in plastica con i vari scompartimenti per le viti, che ripeto troviamo solitamente nei case di fascia alta dei brand appena citati. E tra le altre cose, oltre a delle fascette aggiuntive, abbiamo questo splitter da utilizzare per le 3 ventole frontali. Quindi all'interno del case non è presente alcun fan hub, ma quantomeno ci viene fornito questo splitter che ci permette comunque di collegare le nostre Antec Storm 140 ad un unico connettore della scheda madre. Nelle riprese poi vedete una RTX 4080 ROG Strix, ovviamente Asus, che è semplicemente enorme, e quindi vi potete fare un'idea molto chiara di come il case non abbia alcun tipo di problema anche con dei bestioni del genere di schede video. Siamo al top come dimensioni, davvero più grandi di questa non ce ne sono al momento. E non ci sono problemi, ripeto, sia per quanto riguarda la lunghezza che la larghezza, infatti il pannello sinistro si chiude perfettamente nonostante abbia utilizzato poi un adattatore che comunque richiede un certo spazio per la corretta curvatura del cavo. Sulle prestazioni non mi soffermo più di tanto, perché ragazzi, mettersi a fare dei test per avere delle comparative sarebbe bello, ma è un po' complicato, richiede del tempo perché ogni case va provato con lo stesso hardware. Sicuramente quando il case non convince al 100% a livello di airflow, lo guardi e ti lascia un po' perplesso, approfondire cosa buona e giustissima, e io sono il primo a farlo, sia chiaro, ma mettermi qui a dirvi
sì, guardate con questo Fantex o questo lì e lì, che ne so, la temperatura della GPU è risultata un grado inferiore, così e colà, lascia un po' il tempo che trova, anche perché poi andrebbe tutto normalizzato a livello di rumorosità. Questo è un case che problemi non ne ha, del resto con o senza pannello frontale la temperatura della scheda video varia di pochissimo, a testimonianza che l'immissione frontale è buona. Monta quattro belle ventole PWM di buona qualità. Le 140 sono da 1500 rpm, quella dietro da 120 arriva invece a 2000. Insomma, senza dubbio trovare un buon compromesso tra rumorosità e prestazioni in base anche alle vostre e ai vostri gusti qui non è complicato, non è difficile. Conclusioni: questo Performance One mi è piaciuto parecchio, anzi devo dire molto. E poi io sono di parte, perché per il momento non è prevista alcuna versione RGB e già solo per questo motivo guadagna tanti punti. No, però dai, a livello di design è figo, mi piace veramente tanto. E non lo dico solo io, perché oltretutto dovrebbe aver vinto il Red Dot Award Product Design 2023, un premio che non è la prima volta che vince Antec con i suoi case. E la qualità costruttiva è ottima, così come le possibilità che ci dà a livello di cosa ci può andare ad assemblare, e anche la dotazione di serie. Avrei preferito avere qualcosina in più in bundle, tipo la questione delle viti per montare le ventole non è un dramma, si trovano, ma sul cover alimentatore. E il GPU holder lo abbiamo visto inserito in case Antec parecchio più economici di questo, il DP503-505, il P20C integrano tutti un GPU holder che comunque è comodo. E che altro? Sì, il fan hub invece dello splitter avrei visto meglio per un case di questa fascia di prezzo, un fan hub magari con 6 porte a disposizione che ci permetteva di andarci a collegare altre ventole. Comunque onestamente non sono di certo grandi mancanze, è curato poi anche nei dettagli, vedi il logo, la scritta Antec richiamati spesso, come ad esempio sulle asole gommate o sul cover alimentatore. Ci sono anche dei punti di fissaggio per le fascette nel retro del case, per fare eventualmente un bel routing dei cavi che vanno nel pannello di input output della nostra scheda madre. A 200 euro è un buon acquisto, se vi piace esteticamente nulla da dire, non mi farei alcun problema anche io ad includerlo in una bella build, però va detto pure che la concorrenza, quando arriviamo a queste cifre, come è giusto che sia, si fa abbastanza alta. Il Lenkul 3, che ve l'ho portato in un altro contenuto recentemente, se lo vuoi comprare in Italia finisci per pagarlo 200 euro, quindi stessa cifra, siamo lì. È già un bell'osso duro da battere, ha una qualità costruttiva ancora superiore, che attenzione può costituire pure un difetto per alcuni di voi, perché ve lo dico, a PC assemblato spostare il Lenkul 3 è veramente un'impresa, ci vogliono i muscoli, è pesantissimo. In top ci sta un radiatore anche da 420 mm ed è un po' più modulare, come un po' più particolare come case. Il G500A è un altro bellissimo case che puoi acquistare a 169 euro su Amazon, eppure questo non è da meno, anzi, come vi dicevo prima, se avete bisogno ad esempio di tanto spazio di archiviazione, questo vi dà una certa profondità. E poi c'è un altro case che in questo momento rappresenta un po' un problema per tutti, anche per la stessa linea lì, che è Lenkul 216, case che è difficile da reperire al suo prezzo, spesso è indisponibile, ma comunque quando lo si trova a 120-130 euro, che sarebbe il suo costo, è un affare, né più né meno, almeno per quello che è il mercato attuale. Comunque ce l'ho e vedrete prossimamente anche lui in un altro video. Insomma, questo per dirvi che la competizione è molta e che non siamo di fronte ad un campione come rapporto qualità-prezzo, non punta ad avere un prezzo particolarmente aggressivo. 169 euro secondo me sarebbe stata una cifra, ecco, più aggressiva, mettiamola così. Anche perché poi Antec in questo caso non si è inventata nulla di nuovo, ha fatto il suo senza tirar fuori nulla di particolarmente innovativo alla fine, anzi direi che è stata brava a prendere qualche spunto qua e là e ha puntato molto sul design, secondo me facendo centro, perché ripeto, io lo trovo fantastico. Però detto ciò, al tempo stesso non ritengo nemmeno esagerati 199 euro, non vi stanno fregando assolutamente. La verità è che, ragazzi, arrivati a certi livelli uno compra pure e soprattutto quello che gli piace.
contano molto anche le vostre preferenze a livello estetico. Mi sono innamorato del design, lo compro e via, sti cavoli dei 10 euro in più, 10 euro meno. Comunque vabbè, ditemi cosa ne pensate voi con un bel commento. Vedrete altri case prossimamente, uno più figo dell'altro, è una bella lotta, sono sincero. E li vedrete in build, sorta di recensioni, ora vediamo. E se vi va, ci vediamo, come dico sempre, al prossimo video.